amici dell'Ippica, sono qui per raccontarvi una storia un po' diversa da quelle che solitamente vi raccontiamo. Beh sì, sempre riguardo al mondo del cavallo, ma questa volta andremo ad analizzare quello che è un fondo innovativo per i nostri amatissimi animali. Un fondo dove i rifiuti sono usati come risorse. Parliamo di gomma riciclata dai pneumatici. Parola d'ordine: il rifiuto come risorsa. Ed io sono con il direttore generale di Ecopneus, Giovanni Corbetta. Giovanni, innanzitutto grazie di essere con noi. E la prima domanda che vorrei farle è: ci spieghi bene che cos'è Ecopneus? Ecopneus è un'organizzazione senza fini di lucro nata nel 2011, quando è stato assegnato ai produttori dei pneumatici l'obbligo di raccogliere a fine vita i prodotti che vengono staccati dai veicoli proprio per impossibilità di utilizzare ulteriormente il pneumatico. Entrando nel dettaglio, questa gomma, quindi pneumatici che finiti delle nostre macchine che usiamo tutti, vengono tritati, macerati e trattati però per essere trasformati in questo campo così innovativo, perché insomma è un brevetto questo che è stato studiato da pochissimo tempo e ogni anno in fase di miglioramento. Sì, questa applicazione in particolare è recentissima, è nata proprio un paio d'anni fa. Confesso che abbiamo un po' scoppiazzato all'estero, ma non fa male dirlo, e quindi accelerare in Italia questo percorso. E l'importante appunto è lavorare molto bene il pneumatico, cioè riuscire a separare perfettamente il granulo di gomma, che è quello che ci interessa, dall'acciaio, che comunque è contenuto sotto forma di fili all'interno del pneumatico, perché il filo d'acciaio, che a sua volta trova poi destinazioni in acciaierie, quindi a sua volta è pure riciclato, è però in questo caso non utile, se non addirittura dannoso. Poi dopo la granulazione e la pulizia e la separazione appunto dal metallo, il grano può venire colorato come in questo caso, e la colorazione ha vari vantaggi. Serve innanzitutto in questo caso a rendere l'animale anche più diciamo vicino alla natura, quindi l'animale meno infastidito da altri colori a lui non noti, come potrebbe essere il nero del pneumatico, perché originariamente il granulo è nero. Per cui ci sono varie lavorazioni fino ad arrivare appunto al granulo pronto per essere impiegato in queste applicazioni. Peraltro, oltre al granulo sciolto, ci sono anche dei tappeti sottostanti al granulo sciolto. In questo caso quindi il grano viene riagglomerato costituendo dei tappeti che contribuiscono in forma differente a dare poi il risultato finale. Quindi il campo alla fine risulta costituito da vari strati di vari materiali con varie funzioni, ciascuna rispondente a una specifica esigenza. Possiamo riassumere questo campo in gomma riciclata come ricerca, innovazione e una risorsa nuova? Sì, sicuramente aggiungerei anche un po' di fantasia, che non guasta mai, quindi in questo caso poi noi italiani abbiamo qualche vantaggio in più, e molta molta determinazione, perché agli inizi ovviamente la strada è in salita, quindi non bisogna assolutamente scoraggiarsi, bisogna insistere. Per questo io guardo sempre alle aziende che lavorano per noi, in questo caso ad esempio appunto Promis, lavorano per noi nel senso che sviluppano quello che noi abbiamo pensato e lo realizzino bene, proprio non scoraggiandosi delle prime difficoltà, ma insistendo molto. Professor Marco Pepe dell'Università di Perugia è un medico veterinario ed è stato proprio lui a curare la ricerca per capire se questo tipo di fondo e questo campo potesse essere positivo per quelli che sono i nostri amici cavalli. Professore, com'è andata? Quali sono state quelle ricerche che avete fatto per capire se il fondo poteva essere valido? Ma allora, da questa collaborazione siamo riusciti a tirar fuori diverse ricerche, diversi filoni. Un filone per quanto riguarda le problematiche respiratorie ed un altro molto importante per quanto riguarda chiaramente i problemi ortopedici. Soprattutto su questo secondo, che è quello di cui mi sono interessato personalmente con i miei collaboratori, abbiamo
cercato di testare, di comparare la funzionalità dei terreni in gomma rispetto al terreno in sabbia, che poi il terreno in sabbia è considerato un po' il terreno principe, no? Per i campi di equitazione, il top. E, abbiamo fatto questo studio utilizzando dei sistemi di rilevazione delle andature del cavallo, delle zoppie del cavallo, e abbiamo comparato un paio di gruppi di cavalli, un gruppo di cavalli con delle patologie, quindi zoppi diciamo, e un gruppo di cavalli normali sui due terreni, okay? Anzi su tre tipologie di terreno, due terreni in gomma, diversi l'uno dall'altro, ed uno in sabbia. Quello che ne è venuto fuori, devo dire che è molto interessante. Intanto c'è un'assoluta simmetria di movimento dei cavalli sia sui terreni in gomma che sui terreni in sabbia, quindi comparandoli ci siamo resi conto che sono molto simili alla sabbia e hanno le stesse caratteristiche, con secondo me dei miglioramenti relativamente proprio alle tipologie di risposta che il terreno dà agli arti del cavallo. Quindi sono studi ancora in evoluzione, ma devo dire molto incoraggianti. Allora, noi abbiamo utilizzato uno strumento che si chiama Lameness Locator, che è un sistema inerziale di rilevazione delle zoppie, molto semplice ma molto complesso da un punto di vista proprio del software, che prevede l'utilizzo di tre sensori fondamentalmente: uno che viene montato sulla testa del cavallo, l'altro sull'anteriore destro e poi il terzo viene montato qui sul tuber sacrali. E durante le andature, con un sistema Bluetooth, vengono presi dei dati, questi dati vengono trasformati in numeri e in vettori su un foglio, un piano cartesiano, e questo ci permette di capire se effettivamente l'animale è zoppo, non è zoppo, se è più zoppo su un terreno piuttosto che su un altro, o se è uguale, perché chiaramente possiamo comparare con i software queste due tipologie di sperimentazione. E devo dire che, come ho detto all'inizio, è stato molto brillante come cosa, molto interessante. Wow, quindi positivo questo tipo di prova, positiva anche la prova che riguarda quelli che sono i problemi di respirazione del cavallo, professore, perché con la gomma si annulla la sabbia e quindi si annulla la polvere. Ma quello sicuramente sì, cioè nel senso, nei campi in sabbia hanno bisogno di cure continue, irrigazione, perché le polveri rappresentano, soprattutto quelle di silicio, possono rappresentare un problema sia per il cavallo che per il cavaliere. Con la gomma, in questo caso è stata completamente abolita questa cosa. Lei trasporterebbe questo fondo, questo campo che è già stato testato per quello che riguarda l'equitazione nell'ippica? Immagina una pista da corsa con questo tipo di fondo o una pista d'allenamento, può essere trasportato quindi anche ad altri tipi di discipline del nostro cavallo? Ma io credo di sì, cioè nel senso, chiaramente bisogna trovare la tipologia di campo adatto, la situazione adatta eccetera, però mi viene per esempio un'idea: utilizzare dei campi di allenamento in questo materiale in dei posti, in degli ippodromi in cui per esempio l'inverno fa molto freddo, quindi le piste gelano, potrebbe essere incoraggiante anche per questo tipo di disciplina, insomma. Sono con Fabrizio Forzoni, responsabile nazionale attività equestri WISP. Fabrizio, intanto buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ci credete fortemente in questo campo di gomma riciclata? Ci credete fortemente perché? Perché voi siete molto attenti a quello che è il benessere del cavallo, ma non dimentichiamoci il cavaliere, entrambi tutelati da questo fondo di gomma riciclata. Sì, noi ci abbiamo sempre creduto, questa è l'innovazione che vogliamo lanciare nel mondo dell'equitazione. Questo fondo in gomma, formato come si può vedere anche dai filmati e dal plastico qua allo stand, formato da più strati, permette una elasticità maggiore al cavallo per il benessere del cavallo e anche al cavaliere che lo cavalca, perché comunque ha meno battuta e quindi meno dolore alla schiena al cavallo, avendoci proprio una elasticità articolare. Ricordiamo anche che in questo fondo la sabbia è ridotta ai minimi termini e generalmente quello che provoca anche fastidio sia al cavallo che al cavaliere sono le polveri. Con questo fondo, quindi gomma riciclata, la polvere sparisce.
quasi completamente. No, quasi, sparisce completamente, perché comunque in primo esperimento avevamo provato solo granuli di PFU. Purtroppo, dico purtroppo perché l'obiettivo era quello completamente in gomma, però abbiamo provato che tecnicamente per il cavallo c'era poco grip su un campo totalmente in gomma. Abbiamo provato insieme ad Ecopneus, la ricerca scientifica, a mettere una percentuale di sabbia incapsulata sulla gomma, quindi non è che fa polvere, non è sabbia allo stato naturale, ma è proprio sabbia incapsulata e non c'è polvere. Questo permette anche, perché è un vantaggio, perché tutti sappiamo che la sabbia composta da silicio provoca silicosi al cavallo e al cavaliere. In questo modo il nostro obiettivo della ricerca, infatti parte della ricerca anche sull'apparato respiratorio sia del cavallo che del cavaliere, e andremo a presentare dei dati prossimamente, perché abbiamo fatto anche proprio degli studi appositi per questo, insomma. E adesso vi presento Claudio Bettinelli, direttore generale di Promix, l'azienda che fisicamente stende il campo in gomma riciclata. Ciao Claudio. Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. A te tante domande avrei voglia di fare, perché poi alla fine siete proprio voi che realizzate questi campi così diversi e innovativi. Innanzitutto, qual è il tempo di realizzazione di un rettangolo di equitazione, per esempio? Diciamo che in una settimana il campo come questo che abbiamo installato qui è facilmente installabile, quindi molto veloce da installare, sì. Molto veloce da installare, partendo chiaramente da quello che è il fondo e andando poi alla finitura. Chiaramente su un sottofondo predisposto che abbia le giuste caratteristiche di stabilità dimensionale, quindi che un campo che non si avvalli e che abbia la stessa capacità o maggiore di drenaggio, capacità di drenaggio che la nostra pavimentazione ha. Chiaramente quello che noi riusciamo a portare via deve essere portato via dal sottofondo che è stato predisposto. Quindi un'ottima capacità drenante per questi campi, non ci sono dunque problemi anche nel caso di acquazzoni forti e di campi montati all'aperto? Assolutamente no, abbiamo già nei campi installati verificato e testato con le famose bombe d'acqua che ormai diventano sempre più ricorrenti, nessun problema. Abbiamo dei dati di laboratorio dove i dati di drenaggio sono altissimi, dreniamo 30.000 litri ora a metro quadro, quindi delle capacità drenanti assolutamente importanti. I feedback di coloro che hanno provato e usato il campo? Ma finora diciamo che il feedback è molto buono. Chiaramente anche noi stiamo continuamente correggendo quello che è la nostra realizzazione, perché abbiamo una modularità, abbiamo diverse componentistiche, partendo dalla piastra sotto che la possiamo avere di diverse altezze, l'erba sintetica che la utilizziamo come armatura anche lì diverse altezze, e le due componenti gomma e sabbia che possiamo modulare, quindi le varie percentuali possono avvicinarsi di più a quello che è, per dire, il lavoro in piano piuttosto che il salto, piuttosto che la monta western, eccetera. Quindi abbiamo anche la possibilità di creare per il cliente il campo giusto. E adesso dobbiamo toccare un tasto dolente, inevitabilmente i costi di realizzazione di un campo in gomma riciclata. Chiaramente la modularità incide un pochino sui costi, sicuramente. Diciamo che siamo su una pavimentazione come questa, che riteniamo adatta al salto, siamo in linea, qualcosa meno rispetto alle tradizionali sabbie di alta qualità. Ho provato poco fa il campo con questo cavallo e devo dire che ho sentito delle buone sensazioni, soprattutto sul salto, perché il terreno non si spostava, quindi il cavallo teneva una battuta regolare e corretta senza nessun problema. Chiaramente poi bisognerà fare una prova più impegnativa, con più salti, con più cavalli, come se fosse una gara di salto ostacoli, perché l'obiettivo è cercare di portare questo campo ai massimi livelli di equitazione e soprattutto di salto. Quindi bisogna fare un po' di prove, ma direi che come primo test è stato molto buono. Incrociamo le dita e secondo me può avere un futuro. A presto, ciao! Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio all'interno della gomma riciclata, dei campi da equitazione per i nostri cavalli in gomma riciclata. L'uso del rifiuto come risorsa, la tecnologia, l'innovazione e la fantasia, questi gli ingredienti principali dei quali abbiamo parlato. Tanta professionalità, insomma, una buona idea, un'innovazione sempre utile al nostro mondo.